Dico soltanto che più emozionata non potevo essere. Quindi Francesco Di Leva, miglior attore, premio David Donatello, c'è la Mario che è veramente una sacralità per noi. Quando veramente si riesce a fare qualcosa di buono, un attore che da sempre ha lavorato con grande umiltà e ha raccontato le tue origini, questo ti fa solo onore. E per noi partenopei, per noi campani, avere te che hai vinto un David e l'hai dedicato alla città, al tuo quartiere, non può farci che emozionare. Quanta gioia c'è nell'averti Mi con emoziona la tua emozione, in realtà, è quello che persevero da sempre. Cioè, mi interessano le persone comuni, le persone sincere, mi interessa stare nel quartiere con le persone, mi interessa il messaggio del mio falegname che mi chiama e mi dice che sono il suo orgoglio, mi interessa il mio barbiere, quelle sono le persone che mi interessano. Ovviamente mi interessa anche tutto quello che è il mondo della cultura, della televisione, gli artisti tutti che mi hanno dato di messaggi, di affetto, però io torno sempre alle mie origini, torno sempre là, voglio stare nel mio quartiere, voglio portare il mio David lì. A loro dove sono nato, voglio andare a prendere il caffè a bar, non lo voglio pagare perché ho vinto il Yes. David, voglio andare al giornalaio, non voglio pagare il giornale perché ho vinto il David, e questo è il loro modo di regalarmi tanto affetto. Ovviamente scherzo, è così, mi emozionava, mi emozionava dirti emozionato. Io sono emozionata perché su tutto il lavoro che c'è dietro, quanto sacrificio, l'hai detto prima, sul palco dell'auditorium, quando hai ritirato il premio al Somorante, le mie mani sporche di farina, perché io sono un fornaio, c'è cioè un attore, premio David, che dice io sono un fornaio. Io sono un panettiere, ma perché quello è vero, cioè, nel senso che sono l'attore che sono anche perché sono un panettiere, sono l'attore che sono proprio perché vivo in quel quartiere, proprio perché incontro quelle persone, perché abbiamo costruito con mia moglie questi figli, sono figlio anche io, poi tutto sommato. Dedicato il Quindi premio al Somorante ai tuoi genitori con tanto amore, con tanto sì, affetto. l'ho dedicato perché a volte, ecco, parlavamo di Maurizio Costanzo Certo. prima, è il tempo che un genitore. Dobbiamo fare molta attenzione, loro erano un altro tipo di tempo, un altro tipo di vivevano un'altra epoca. Noi adesso dobbiamo fare attenzione a dedicare del tempo alla nostra famiglia. Io mi impegno, tante volte non ci riesco, che non ci riesco, però il mio cuore poi ovviamente si gonfia di gioia quando parlo dei miei genitori. Per esempio, allora questa mattina mi sembrava proprio bello. Non l'ho mai fatto, dedicare un premio a mia mamma, a mio padre, e di pubblicamente ho detto, cioè, gli voglio bene. Maggio è anche il David, attore, miglior attore non protagonista, Francesco Di Leva, un maggio meraviglioso, maggio di cultura, di spettacolo, quindi ogni Grazie. maggio ci regala questo. Grazie a voi. Grazie.